Dovreste sentirmi ora. Vediamo se ha funzionato. Ok, ragazzi, dovreste sentirmi ora. Perfetto, ci siamo. Ho avuto adesso la riprova del fatto che funzionava. Ok, buonasera a tutti amici Gamesurf. Siamo un attimo in ritardo sulla tabella di marcia perché il caro Twitch questa sera ci ha fatto dannare. Come state notando, ci troviamo all'interno dell'universo di Assassin's Creed, in particolare quindi del nuovo titolo sviluppato da Ubisoft, uscito quest'autunno, che ha fatto molto parlare di sé, purtroppo più nel male che nel bene per i primi momenti. Nel frattempo mi metto un attimo su un'altura per inquadrare un attimo il paesaggio di gioco, proprio perché, come credo abbiate potuto notare, non ci troviamo a Parigi. Non ci troviamo a Parigi perché questa sera, come avete potuto leggere oggi su Gamesurf, ci troviamo all'interno del DLC di Assassin's Creed Unity, chiamato Dead Kings. Dead Kings, che è ambientato in una cittadina nord di Parigi, diciamo, in un periodo temporale, in un arco temporale successivo rispetto agli eventi narrati in Assassin's Creed Unity. E in particolare quindi vedremo il nostro, diciamo, Arnaud alle prese appunto nel, adesso non ricordo bene l'anno esatto, nel 1794, ben un buon numero di anni, diciamo, più in là rispetto alle avventure che abbiamo già vissuto. E come vedete l'atmosfera è del tutto particolare, proprio perché, come avrete potuto leggere nello speciale dedicato a questo DLC del nostro Roberto Vicario sul nostro sito, aiuto qua, abbiamo subito ingaggiato inutilmente uno scontro, è sicuramente un DLC particolare che come protagonista avrà un tono sicuramente molto misterioso e molto esoterico. Detto questo, vedo che per la maggior parte iniziano a collegarsi i nostri spettatori, quindi farei una cosa molto particolare, cioè particolare in realtà no, però ripartirei proprio dalla presentazione del DLC. Vi lascio al video introduttivo, anzi c'è cioè il caricamento, quindi nel frattempo ne approfitto per salutare Principe Romolo che ci ha, diciamo, raggiunto come suo solito per tenerci compagnia anche in questa diretta. Lo ringraziamo inoltre per, ovviamente in redazione è stato letto il messaggio inviato a Luca negli scorsi giorni, quindi lo ringraziamo per, diciamo, il calore con il quale ci segue e con il quale appunto ha dimostrato fedeltà alla nostra testata. Finito ora il caricamento, vi lascio quindi al video, in modo che potrete avere un'idea di quello che è, diciamo, l'introduzione a Dead Kings. Ciao, forse abbiamo trovato una specie di glitch. Aspetta. Oh, se vuoi bere, prima devi pagare il conto. Su, calma. È con me? Credevo che fossi morto. Che modo bizzarro per dirmi grazie. Ha ricevuto il mio messaggio? Lo faccio, ma poi lascio la Francia. C'è un posto su una nave da Marsiglia per l'Egitto fra 4 giorni. Hai già idea di dove si trovi il manoscritto? Condorcet si sentiva braccato. È sparito per 2 giorni prima dell'arresto. E ha lasciato questo. Il manoscritto deve essere nella tomba di Luigi Nono. Nella cripta reale? Oh, state attento, signore. I fantasmi dei re si aggirano là dentro. Quando intrappolano una vittima, poggiano sul suo viso una corona fatta di pugnali. Infilzano gli occhi e quelli scoppiano come gli acini d'uva nella pigiama. Oh, mi farebbe molta più paura salire sul trono di Francia. Quanto all'uva, fai il tuo lavoro. Sì, signore. Trova la tomba con questo stemma e recupera il manoscritto. Ci rivedremo fra 3 giorni. Alla tua, Arno.
Ed eccoci qui, introdotti subito a questa nuova avventura. Abbiamo diciamo subito, siamo stati... Ci tagliava fuori dai dati Helix. Ok, siamo subito stati introdotti a questa nuova avventura. Il nostro obiettivo sarà quindi quello di raggiungere questa... come si dice? Ora è a posto. Questa nuova avventura. Ma dove ci sta portando? Un'altra sequenza di DNA, credo. Non resta che scoprirlo. Non faccio riferimenti ai personaggi che abbiamo visto, semplicemente per evitare eventuali spoiler nei confronti di chi sta giocando il gioco completo. Ci stiamo muovendo quindi però verso una cripta reale che sembra... ecco, ci hanno già scoperti. Tanto per cambiare, conoscete le mie particolari abilità in ad Assassin's Creed. Via, ingaggiamo subito il combattimento, vediamo quanto riusciamo a rimanere vivi. Dato che l'ultimo stream di Unity che abbiamo fatto non era finito propriamente bene sotto il punto di vista dei combattimenti, ci stavamo sparando questo combattimento. Ok, sì. Già meglio. Colgo una piccola battuta fatta da... Ah, ce la siamo cavata piuttosto bene. Colgo una piccola battuta fatta da Principe Romolo in chat che dice... Sarà magari una battuta triste, ma di glitch in Assassin's Creed ce n'è stato più di uno. Proprio per andare a ritoccare uno degli argomenti principali che ha accompagnato l'uscita di questo titolo. Ovvero il fatto che... Per poter giocare, diciamo, l'intera... Qua potremmo... Ecco. Scusate, ma il mal di gola ha preso sopravvento. Dicevo, uno dei... Diciamo, delle caratteristiche che ha contraddistinto questo titolo all'uscita è stato sicuramente una dose massiccia di bug e glitch presenti all'interno del gioco, che hanno portato un malcontento incredibile all'interno del... Come si dice? Che hanno portato un malcontento all'interno della community di fan di Assassin's Creed. E che per l'appunto... Qua magari tengo di prendere uno scontro. Ti meriti una bella lezione. Vediamo se riusciamo a passare belli tranquilli. Sì, direi di sì. Dicevo, hanno portato molto malcontento a tal punto da, diciamo, non dico costringere perché è stato un gesto di Ubisoft. Comunque, diciamo che per evitare, o comunque per riprendere un po', tra virgolette, la recuperare un po' di terreno nei confronti dei fan delusi da Unity, è stato proprio reso gratuito questo primo DLC. Questo primo DLC, quindi, è scaricabile da tutti i possessori del gioco, gratuitamente, diciamo, come scusa ufficiale da parte di Ubisoft per i disagi arrecati con i bug e glitch di Unity, che alla fine hanno portato al download di quasi una di patch per un totale di quasi 6 giga. Qui ci stiamo arrampicando anche fin troppo, infatti. Se non erro, qui c'è un collezionabile da recuperare, però dovremmo poter scendere. Le feluche di Napoleone saranno alcuni dei collezionabili che avremo da recuperare. Ora devo capire bene. Oh, eccoci qui, dove potrei scendere all'interno della roba. Non è propriamente invitante come discesa questa, eh. Ok, ce l'abbiamo fatta entrare all'interno. E dicevo, quindi, appunto, una delle... Ho colto appunto questa piccola battuta per poter andare a dare una specifica sicuramente piacevole ai possessori del gioco, che hanno appunto potuto, cioè, che potranno tranquillamente andare a giocare il gioco, il DLC, ah, Dio, quanti sono, il DLC in tutta tranquillità. Qui ingaggiamo veramente una grossa quantità di nemici, cercheremo di muoverci al meglio. Recupero inoltre dati dalla chat. Ok, siamo prima con la nostra prima morte. Sapete, ragazzi, che Assassin's Creed non è il mio forte, tra virgolette, quindi ne vedete di scene di questo tipo. No, vado, tendo a sdrammatizzare, però come si dice, sicuramente non sono uno dei migliori giocatori di Assassin's Creed, quindi a volte mi perdo in questi scontri o comunque perdo un po' la componente stealth in favore di quella cacciarona, diciamo. Quindi cerco di buttarmi completamente e continuamente all'interno di scontri
di spade e così via. Nuova domanda di Principe Romolo che ci chiede. Okay, ma dove ci sta portando? Ci chiede questa volta invece se è necessario completare il gioco al fine di poter intraprendere il DLC. Allora, ci teniamo a sottolineare che in realtà non dovrebbe essere necessario completare il gioco. Sicuramente una buona porzione del gioco deve essere stato completato. Più che altro il problema è che noi l'abbiamo scaricato e affrontato dopo aver completato il gioco, quindi in realtà è una cosa che non sappiamo dirvi con certezza. Sicuramente però questo vado da piccola annotazione che ho avuto da parte di un amico, non si può affrontare sin da subito, quindi teoricamente una parte di Unity perlomeno deve essere affrontata prima di poter appunto accedere a questo DLC. Allora, cerchiamo un attimo di entrare in maniera un po' più delicato, perlomeno migliore rispetto a quella con il quale siamo entrati poco fa, per evitare di incorrere in spiacevoli problematiche come quelle di prima. Allora, l'ingresso da questa parte non mi è dispiaciuto, vediamo se riusciamo a replicarlo. Sì, no, ok, sei vivo. A questo punto però mi porterei da subito sul... come si dice, sopra l'obiettivo da questa parte, in modo da cercare di rimanere lontano da occhi indiscreti. Belli arrampicati qui sopra. Dio non abita più qui. Modi uomo ragno. Vediamo se riusciamo a scappare. Ok, in questa maniera. No, quasi. Allora, no, troppo. Di qui. Sì, qui ci siamo. Ok. Di nuovo, qui possiamo iniziare a scendere. Non fissarmi, muori! Ok, ce l'hanno con noi. Scendi. Beh, di sicuro perlomeno sono numero minore. Sono forti, eh. Aia. Quella ha fatto male. E quanti sono? Sì, ci stiamo facendo valere al meglio, ragazzi. Ci sto provando. Ah! Uno è andato. Se volessi darmi alla fuga, impossibile. Ah, ok. Infatti. Per aprire qui. No, ok ragazzi, questo li devo ammazzare per forza. Problema qua è il solito, sono le pizze. Bene! E per la seconda volta prendiamo una kill incredibile. Sto cercando di capire come muovermi per arrivare lì sotto al meglio. Adesso cercheremo un attimo di scoprirlo. Non è la prima volta che... ci troviamo alle prese con una basilica, prima cosa. Non so se ricordate l'ultimo streaming che abbiamo fatto di Unity, ci abbiamo messo un po' anche in quel caso per entrare all'interno della benedetta basilica. E soprattutto adesso vorrei capire come muovermi al meglio per riuscire a entrare lì dentro. Peccato perché la prima volta che ho affrontato gli DLC l'avevo fatta in una maniera così veloce questa benedetta missione. Un'altra sequenza di DNA, credo. Allora ragazzi, andiamo a analizzare un po' meglio la situazione qua, perché da sopra... Ciao, amico mio. Oh, però effettivamente sono io che guardo male. Guardando le indicazioni che vediamo sulla sinistra, abbiamo sia un'opportunità di diversivo che un'opportunità di assistenza. Sembra che quella di assistenza sia più comoda. Quindi vediamo un attimo cosa può fare. Ok, adesso abbiamo un po' di alleati che faranno credo un discreto macello.
Uno e due. Cazzo, devo andare via. Mia moglie sarà più sull'altra. Ok, siamo dietro. Ragazzi, ce l'ho fatta entrare e anche in maniera piuttosto... Dio non abita più. No, ok, calmo. Siamo riusciti a entrare in maniera piuttosto stealth, un parolone, eh. Però sicuramente rispetto ai nostri standard, sicuramente un passo avanti. Adesso vediamo di non mandare tutto all'aria. No, da qua non posso entrare. Aiuto, qui arrivano nemici dappertutto. Occhio dell'aquila, cerchiamo di capire dove sono. Uno, due, lì nell'angolo qua mi vedono. Piano piano, con calma. Da questa parte. Dietro la colonna, non abbiamo fretta d'altronde. Allora, qui... Ah, questo è pericoloso, eh. Infatti, eccoci qui. Beccati subito di nuovo. Questi però sono piuttosto facili da uccidere, teoricamente. Sono gli altri il problema, vero? Quindi loro due, anzi loro tre adesso, se le prendono. Ok. Però sono gli amici che arrivano che mi spaventano. Siamo andati oltre. Ok, alla grande. Lui, ci pensiamo in questa maniera. Con grande nonchalance, oltretutto, a noi in questo caso. Piano piano. Non ci ha visto nessuno. Qua ci stanno vedendo in pieno. Ragazzi, non è fatto per me lo stealth, non è proprio fatto per me, c'è poco da fare. Non puoi seminare la legge, stronzo. Sì, questa era... Aiuto? Ma qua sparano, meglio affrontarli. Ottimo il tempismo in questo caso, come potete vedere. Ah, una cosa che effettivamente non ho spiegato, scusatemi ragazzi. Nei combattimenti, come avete potuto vedere, appaiono durante gli attacchi nemici delle barre gialle. Premendo il tasto B, che è quello della parata, durante appunto questi momenti in cui ci sono queste barre gialle, copro le spalle. Abbiamo la possibilità, adesso lo vediamo meglio per attaccare, ecco, era appena apparsa, poi ho preso in controtempo il nemico. Abbiamo a tutti gli effetti la possibilità di andare a colpire l'avversario con una parata perfetta. Noi dobbiamo arrivare però da quella parte, perché vorrei utilizzare il diversivo. Ti arrampico ovunque però. Vorrei utilizzare appunto il diversivo indicato sulla mappa. Non è da questa parte, né tantomeno da questa. Adesso vorrei ben capire dove si trova. Per poter appunto... No, qui non va bene. Ah sì, è qui. Per poter... Ah, ok. Per poter appunto attirare l'attenzione di tutti. Abbiamo suonato l'organo, quindi adesso tutti quanti verranno da questa parte. Mentre noi, quatti quatti, teoricamente ce la spassiamo sui bordi di questa benedetta basilica. Occhio dell'aquila, cerchiamo di capire dove si trovano tutti quanti. Da quella parte, questi sono fuori. Ok, poi li possiamo vedere tranquillamente come vedete sulla mappa. Gli ultimi due. Ok, sono passati anche loro. Possiamo iniziare a scendere. Che dite? No, lì ce n'è un altro. Aiuto. Ne ho appena notato uno piuttosto vicino. Però quelli proprio non si muovono da lì, eh. Ok, dai. Non disperiamo, ragazzi. Non disperiamo. Cerchiamo di andare con nonchalance estrema. Tra l'altro stiamo facendo proprio tutta la basilica tranquillamente così. È un buon numero di nemici, ragazzi, questo, eh.
Attenzione però. No, non tu. No, però ragazzi, all'ultimo no. Non c'ho visto nessuno, adesso mi nascondo qui sotto. Dovesse rimanere l'unico nemico. Che adesso andiamo ad ingaggiare. Sì. Ho sbagliato la parata, però finisce qui. Ce l'abbiamo fatta. Sangue ovunque, un po' di splatter non fa mai male. Via. Oh, tranquillità. Apriamo questa benedetta parete. Sì, parete. Porta, scusate, ma questo è il raffreddore e la febbre. Trova la tomba di Luigi Nono. Ah, qualche topino proprio per gradire, insomma. Sto entrando in una zona di indagine. Suggerimenti. No, non è qui. No, non è qui. Non è neanche questa. Allora, teoricamente è quella. Niente. No, non è qui. Teoricamente era quella. Qui non c'è niente. Con il simbolo che avevamo già visto, però. O sbaglio. No, non è qui. Cosa c'è qui sul muro? Ok. Ovviamente il problema è che avendolo già giocato, alcuni oggetti, soprattutto i collezionabili, sono già stati recuperati. Allora, ora però. Non è qui. Eccoci qui. Ce l'abbiamo fatta. Trovata. Era ovvio. Dov'è? Merda. La porta del tempio è qui. È sulla mappa. Non c'è niente. E ho perso tempo dietro a queste pandonie. State offendendo il mio onore. E il tuo onore di soldato? Non farmi ridere. Puoi rompere il tuo contratto, ma anch'io sono libero. E sai già che cosa voglio. Chiedo scusa, capitano. Ho inteso che c'è una lista delle reliquie rubate da quella tomba. Posso condurvi da loro. È un'alternativa al tempio. Non è questo che voglio. Guardami negli occhi quando ti parlo. Tu sai cosa voglio. Sì. Bene, siamo d'accordo. Trova il tempio e forse uscirai da qui vivo. È stato un piacere. Aiuto! C'è qualcuno qui? Cittadino. Indietro, spettri! Eccoci. Siamo anche stati scambiati per degli spettri. Vediamo un attimo il miliziano dove va a finire. Aiuto! Vieni qui, su, allora! Indietro, spirito! Indietro! Come spirito? Dove è andato a finire adesso? Eccolo qui. Ci ha pensato lui. Requiescat in pace. A te non servono più, non ti dispiacerà. Sei morto. Grazie, amico. La mappa. Lista di Don Poirier delle reliquie rubate nella biblioteca. Conterrà il manoscritto. Ed eccoci qui. Dobbiamo ora trovare il modo di tornare in superficie. Eccoci qui. Come avete potuto vedere, in questo momento ho provato a salire al di sopra, ma questo simpatico numero di come si dice, di scarafaggi non hanno reso possibile
la come si dice, l'utilizzo della scalata, bensì dovrò utilizzare la lanterna, non la bomba. Solo che, oh, eccoci qui, la benedetta lanterna che allontanerà gli scarafaggi e quindi ci permetterà di appunto riuscire a superare gli ostacoli. Non vedo altri percorsi particolari se non quelli che implicano la discesa. Continuiamo nel percorso. Un'entrata segreta. Accendiamo i braccieri per poter aprire la porta. Come notate, questa lanterna, che è uno degli elementi fondamentali per questo DLC, ci permette di, prima di tutto, scacciare queste bestie e oltretutto ci dà la possibilità fondamentale di risolvere alcuni puzzle, diciamo, che saranno fondamentali per proseguire all'interno del gioco. Se cerchiamo di risalire da questa parte, ok, ci siamo. Come vedete c'è una quantità incredibile di pipistrelli, topi, piuttosto che blatte, tutto quello che una, come si dice, una caverna può offrire. Siamo arrivati qui, adesso cerchiamo di finire questa sequenza ed eccoci qui al di fuori. Possiamo... ok, non ha spento la lanterna, la tiene accesa. Benissimo così. Raggiungiamo il punto di obiettivo per chiudere, se non erro, in questa maniera già chiudere la prima sequenza. In modo da poter rispondere a una delle domande che è arrivata in chat e che sicuramente interesserà tutta la comunità. Allora... nel frattempo, come potete notare, ne avevamo già parlato, alcune delle meccaniche di arrampicata è stata cambiata, sono state introdotte nuove meccaniche di arrampicata, come potete vedere risulta essere sicuramente più fluido e soprattutto... Anzi, me la sono andata a cercare, qui scappiamo, facciamo prima. Soprattutto risultano essere molto più fluide per via delle patch, appunto, che sono state introdotte, che hanno aiutato molto in termini di fluidità, in termini di frame rate e in termini di appunto problematiche generali di gameplay dovute appunto a questo genere di problema. Stiamo entrando quindi nell'abbazia, posto da questa parte. Quel monaco, Don Poirier, ha tenuto traccia di tutti gli oggetti rubati. Ha visto i ladri all'opera e li ha seguiti. Quell'uomo è così bravo che ora lavora. Sono entrato come al solito con la mia proverbiale nonchalance. I ladri sono agli ordini del comandante. Ci stanno sparando dietro di tutto. Dov'è il tesoro del mondo? Requisito dallo Stato. È mio! Lo abbiamo. Non so. È ancora nella campagna. Abbiamo, come avete potuto vedere, tirato di mezzo anche i criminali, in modo che adesso, se tutto va come deve andare, dovrebbero prendersi sotto anche tra di loro.
continua a ver chiudere tutte le problematiche del caso, cerchiamo di renderci trovabili. Abbiamo trovato nel frattempo la biblioteca, prendiamo la lista e guardiamo un attimo il video, o meglio non prendiamo la lista e guardiamo il video. La lista di Don Poirier. Ecco qui, manoscritto di Condorcet. È nella vecchia Casa Rossa. E poi un nome, Léon. Bene, cerchiamo di uscire dall'abbazia adesso magari in maniera un po' più delicata rispetto a quanto abbiamo fatto finora. È che io, ragazzi, veramente ci provo ad avere un approccio stealth, ma poi vengo preso dal fascino della lama e nulla, e mi viene da... Ecco, appunto. Cittadino, alto! Ma che razza di problema ha? Via, scappiamo da qui, va benissimo. Stealth già. Non ci spaventano. Sparire. Siamo anche riusciti a fuggire in questo caso. Ok. Passiamo da questa parte. Poi mi lancio direttamente giù. Ecco, adesso magari quel lanciarsi è eccessivo. Non vi preoccupate, quelle texture sono fuori dal gioco. Questi cani. Salvataggio in corso. Abbiamo chiuso la prima sequenza. Guardiamo un attimo il video e torno alle domande poste da Principe Romolo in chat. Anzi, in realtà vedo che qui ci metto un attimo a caricare il video, quindi direi che posso subito rispondere. La domanda che arriva in chat riguarda il tempo per finire questo DLC. Il tempo per finire il DLC è più o meno di 2, sicuramente facendo le secondarie si arriva addirittura a 3. Però comunque più o meno un 2-3 ore di gioco sicuramente, dato che se non erro sono 6 sequenze. Adesso andiamo un attimo. Chiaramente ora, finito il caricamento, dovremo... L'ho già giocato, non andrà in automatico, quindi ora dovremo partire per il secondo ricordo. Come potete vedere, scusate, sono... Sì, sono 6 sequenze del... che fanno parte... sono 6 ricordi della 13ª sequenza. Partiamo quindi alla scoperta della seconda. Buongiorno, Léon abita qui? Non c'è. Non lo vediamo da giorni. Lasciaci in pace. L'hanno arrestato di nuovo. Non che io sappia. Un sacco di gente vorrebbe mozzargli le mani. È un dannato ladroncolo. Ho bisogno di lui. È andato al mulino ieri. E non lo vedo da allora. Fagli il mio nome. La signora Margot. Grazie. Ti prego. Digli di tornare. Eccoci qui, quindi adesso andremo ad indagare al mulino a vento per avere notizie e poter riuscire
a procedere nella nostra, tra virgolette, avventura. Io ricordo, come ben sa il nostro principe Romolo, il nostro fan numero uno sicuramente, che non ci sono alcun tipo, cioè non c'è alcun tipo di problema nel porci domande, curiosità, dubbi riguardo quello che state vedendo. Quindi sarebbe sicuramente una buona possibilità per voi per chiarire magari qualche dubbio, qualche curiosità che avete riguardo a ciò che state guardando. E sarebbe comunque un'opportunità per noi invece dall'altra parte per poter appunto rendere lo streaming interattivo e diciamo poter dare qualcosa in più anche a voi. Qui abbiamo fatto un volo mica da ridere, però il nostro erano giunture de ferro, come direbbero alcuni. Qua non riusciamo più a salire, basta. non ha più voglia di salire, ok, ci siamo. Ed eccoci qui, lanciati verso il mulino a vento. Sì, non sono neanche un re del parkour, ragazzi, insomma, sono un po' una schiappa ad Assassin's Creed, però ho il piacere di fare questi streaming proprio per poter migliorare con voi, in modo che potrete notare dei miglioramenti nelle mie doti. Allora, eccoci qui. Ah, sì. Sempre troppa fiducia nelle ginocchia. Dobbiamo recuperare questo benedetto personaggio al mulino a vento. Cerchiamo di entrarci subito. C'è un intruso nei tunnel. Leon. Bene, quindi dobbiamo arrivare nei tunnel, magari senza farci vedere, potrebbe essere una buona idea, vero? Cosa ne dite? Magari passiamo da questa parte e recuperiamo anche un collezionario. Di sicuro schifo non ci fa. Lì abbiamo dei nemici, quindi proviamo a girare proprio tutta la zona. E qua dietro però degli alleati. Vediamo se possiamo chiedere loro aiuto. Sembra di no. Come va? Allora, con calma, cerchiamo di capire dove si trovano i nemici. Ok, no, dobbiamo semplicemente siamo scesi e via. Ragazzi, scusate, ma vorrei un plauso particolare per le abilità di stealth che ho utilizzato nel riuscire a intrufolarmi nei sotterranei. Voglio dire, siamo entrati nella cava esattamente senza ingaggiare nessun combattimento, anzi addirittura neutralizzando un nemico in modalità stealth. Corsa francese, diciamo. LS per accendere e spegnere la lanterna. Saccheggiatori si trovano sottoterra. Lì sono in cerca di un misterioso manufatto e di tutto quello su cui possono mettere le mani. Singolarmente sono deboli, ma in gruppo sono letali. Quindi,
cerchiamo di non entrare in conflitto con questa nuova tipologia di nemici. Rosa l'ha beccato. Leon, pare abbia ucciso due dei nostri. Ottimo passaggio questo. Abbiamo sorpassato il mucchio iniziale di nemici. Ora però vediamo la seconda. Non dovremmo disturbare la seconda parte. Non dirmi che tu credi ai fantasmi. Ho visto uno di sotto. E quanto vino avevi bevuto, amico mio? Non pensavi di bevuto. Ok, questi due li abbiamo fatti. Il problema è qui. Siamo chiusi in un funicolo con una grossa quantità di nemici che non sono effettivamente proprio il massimo della vita. I cosiddetti saccheggiatori sono un po', passatemi il termine, delle pippe atomiche. Sarà che eravamo abituati alle guardie, ma tutta questa letalità, chiamiamola così, no, scherzo, però non mi sono sembrati così letali come sono stati dipinti dalla descrizione. Qui facciamo una kill per i fotografi. Ah, il passaggio è qui dietro, quindi. O meglio, qui sopra. Mai visto un nobile Leon? Li ha mai sentiti parlare? Discendono da Dio i nobili. Un arco d'oro esce dalle loro sacre pudenda quando si servono del vaso da notte. E poi Leon? Fontane di rubini sprizzano dai loro colli, innaffiando l'intera Francia. Ora, persino un uomo nato nel cuore dell'inferno può salire fino alla vetta dell'Olimpo. Liberami, bastardo! È questo che vuoi? Elevarti? La vedo in te. L'ambizione. Mi somigli. Rose. Comandante Bonaparte? Facciamo dei progressi? Solo questo. Piccola apparizione di un personaggio conosciuto. Trovami la porta che si apre con questa chiave. E io ti ricompenserò come neppure riesci a immaginare. Che cosa c'è dietro la porta? Questo è il nostro piccolo ladro? Io sarei piccolo, ma se sono alto Taci. Come voi... Deve imparare un po' di diplomazia. Rosa, accompagni tu il ragazzo all'uscita? Ma certo, comandante. Uccidetelo. Cosa? No! Lasciatemi andare! Fallo tu! Ma è un bambino! Anch'io ho dei figli! Il fantasma del re! E addio all'effetto sorpresa! Non vuole sputelli! Ah, pensavo che questi fossero un po' più forti! E invece... Indietro, mostro! Ma quale mostro? Mi manda la signora Margot. La signora Margot? Vuoi solo confondermi? Un intruso! Ok, quindi ci consiglio di uccidere il capo per far scappare i saccheggiatori. Che il capo sia tutta sta gran cosa, infatti è già andato. E questi scappano. Bene, bene, bene. Ora recuperiamo Leon. Ehi! Ancora confuso? Presto, nascondiamoci! Non vuoi davvero uccidermi? Scusate, ero
po' innervosito dalla presenza del tipo lì. Cerco un manoscritto. È stato rubato da una tomba sotto a Saint-Denis. Ce l'ho io. È al sicuro. Lo prenderemo dopo. Come diavolo hai fatto? Non ho mai visto un guerriero migliore. Ora non esageriamo. Dove hai imparato? A Parigi. Ehi, io mi alleno dietro casa. Ma non ho nessuno che mi insegni. Quelli che lottano per la libertà stanno a Parigi, come te. Dimmi di tua madre. La signora Margot non è mia madre. Mia madre è una... Mi sto lasciando al dialogo, è ragazzi. È venuta a tornare in Spagna e mi ha lasciato in un orfano... Ecco appunto. Bene, ora ci serviranno delle armi. Lascia fare i professionisti. Dove l'hai presa? L'ho rubata a due ladri ieri. L'ho nascosta qui. Gran bell'arma. Questa sembra essere molto interessante, ragazzi. So quello che faccio. E cioè? Salvo la Francia. E ora che sei qui, sarà molto più facile. Senti. Cosa? Prima troviamo quel manoscritto. Dobbiamo proteggerlo dai nemici della Francia. Oh, va bene. Ma dobbiamo salire in alto. Mortaio e ghigliottina. Mortaio e ghigliottina è un'arma potente, si può usare nel combattimento corpo a corpo ed è devastante anche a distanza. E ora sono curioso di provarlo però. Dov'è? No, questi sono i dardi. Ragazzi, sembra molto interessante. Adesso sono curioso proprio di provarlo sui nemici. Via. Ehi, sono qui. Sono scappato. Via con la lanterna. Il comandante scoprirà il denaro. Prendiamo quel verme. Ben fatto. Ora sparare con il mortaio. Per usare mortaio e ghigliottina con un mortaio, tieni premuto LB e tieni premuto R per mirare, rilascia per lanciare. Bene. Ancora più interessante. Allora, tieni premuto LB. No, però il problema è che devo estrarre l'arma prima. Ragazzi, allora un attimo. Cosa sto sbagliando? Questo non era quello che dovevo fare. Oh, ce l'abbiamo fatta. Lì in mezzo non mi sembra. Buono. Non male. Ecco questo secondo vuoto. Però è sicuramente molto interessante. Si era buggato un attimo. Strano, eh. Questi 6 giga sembrano non bastare. Di patch non sembrano non bastare mai. Via. Ma però noi dobbiamo uccidere il comandante, così si scappano tutti. Ahia. Ma scusate, errore mio, pensavo di potermela svignare proprio in tutta tranquillità, ma non è andata proprio per il meglio. Allora. Ehi, sono qui! Sono scappato! Addosso! Prendeteli, il comandante li coprirà il denaro. Prendiamo quel verde. Su, ben la fatto. Lanterna. Ora non montarti la testa. Allora. Lanterna, è ok. A volte sembra che il risponso dei comandi arrivi leggermente in ritardo. Oh, ok, adesso dovremmo aver capito come funziona.
Oh. Questa volta ha funzionato per bene. Prendere il capitano. Ragazzi, ma guardate che fase stealth che sto facendo. Incredibile, per i miei standard. Tac. Ho un appuntamento. Molto importante. Sottile tono ironico. Fatti sotto! Ma come fatti sotto? Chi è questo pazzo? Ci sfida. Ah, bastardo! Ma no, ma che ridere. Tac, tac, basta. Abbiamo veramente massacrato questo poveretto che in realtà si è... Era Ehi, l'unico a aver fatto il suo sei lavoro. Sei più bravo di quanto si dice. In giro nessuno dice la verità. Credo. Ecco, pieno di sicurezza questo leone. Un pezzo grosso si è interessato a noi. In giro si dice che il marchese Resan stia facendo strane domande. Mai fidarsi di lui. È in disgrazia. Arno non corre più. Basta, non c'ho più voglia. Perché un uomo come Rose per cercare il tempio? Non gli importa dei nostri scopi. Se fossi in voi, non mi piegherei che davanti a... Che cosa cerca? Un ratto. Cibo, ovviamente. Ah. Punti sulla loro avidità. Ma hai sbagliato i conti. Siete tutti morti. Conosco gli esseri umani. Cosa temono? Cosa bramano? Rose è malvagio? Senz'altro. Ma io, Napoleone, posso controllarlo e usarlo per il bene della Francia. Le masse rinunceranno volentieri alla libertà se vivranno nella speranza di arrivare in alto. E col manufatto nel tempio, io darò loro quella speranza. Mentre noi avremo la gloria. Un Napoleone piuttosto inedito. Bisogna fermarlo, anche se vogliamo salvare la Francia. Sono sorry che le opinioni riguardo Napoleone che e la sua vita prende? Privata Così personale. Ti farai uccidere per niente, sicuro non era uno dei più simpatici uomini sul pianeta, però. Lo farò io. Sicuramente questa componente esoterica. Fermo, Leon, torna qui. In particolare, e ora andiamo a seguire il vostro benedetto bambino che ci sta portando a spasso per le cripte. Da un po' di tempo, non so. Dobbiamo attivare due lastre, una è qua se non erro. No, sto sbagliando qualcosa. Ah, una è qui. Ah, la lanterna non si accende. Oh. Una lanterna è stata attivata. Andiamo dall'altra parte. Dove si trova la seconda?
Allora, seguiamo un secondo un'indicazione. Qui, infatti, mi sembrava fin troppo semplice. Si sale. O meglio, ci si prova. Che non mi sembra di vedere. Oh, no. Di qui no. Da che parte è che devo salire? Cercare di capire ovviamente dove andare a salire in questo momento. Oh, qui sicuramente possiamo. Questo non è stata una gran mossa, effettivamente. Ritorniamo su. Allora, dobbiamo riuscire ad attivare la seconda piastra, che non si attiva in questa maniera, né tantomeno da questa parte. Ma da qui dove posso andare? Qui sopra, direi. A quanto pare no, quindi il passaggio su questa piattaforma è piuttosto inutile. Scorgo un passaggio da questa parte, che è sicuramente più comodo da utilizzare. E ok, ci siamo. E qui sì. Oh, eccoci qui. Uno, due. E qui sicuramente riusciamo a salire in maniera differente. Nemici. Proprio qualcheduno. Dobbiamo evitarli in questa maniera. Di qui non si passa. Continuiamo da questa parte. Secondo voi ci arrivo? Io la vedo molto dura. La provo. Sì, alla grande. Dobbiamo riuscire ad arrivare là sopra. Per arrivare là sopra però dove devo andare? È stato un po' inutile questo passaggio, scusate ragazzi, ho sbagliato strada. E che è sicuramente parte integrante del comparto stealth, e quindi cioè stealth dei nuovi della parte puzzle. Quindi vabbè, facciamoci valere un attimo in combattimento anche per dare un po' di movimento a questo benedetto ricordo. Oh, ok, via, un po' di sangue ci voleva, ovviamente non è questo, come non detto. Due, ok, con molta calma anche di qui. E via. Finito, messi a dormire anche loro. Ora possiamo continuare e raggiungere. Oh, il benedetto secondo pulsante che tanto bramavamo. Non ci credo ragazzi, non l'ho fatto veramente, vero? Mi sono ammazzato così da stupido. Ragazzi, no. Ecco. Non so come ho fatto a rimanere in piedi e vivo Arno in questo momento, ma scusate, devo rifare dalla parte perché non è andato in automatico in corsa acrobatica lì sopra. Molto poco simpaticamente Arno ci ha abbandonato. Allora, rifare tutto il giro. Eccoci. Hop. Atletico, scattante Arno. Un ottimo atleta. Oh, torniamo qui, vediamo se questa volta riusciamo. Sto più sulla destra, spero di. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Qui. E interagiamo. Abbiamo aperto finalmente anche il secondo.
Oh sì, non si è fatto niente prima. Ok. Ha tutito a modo suo. Si scende quindi? O si sa... Ma... Cioè si scende... Ok. Quando sarà vuota la lanterna andrà riempita con una giara. Andremo a cercare anche la benedetta giara. Eccoci qui. Finalmente fuori. Ce l'abbiamo fatta. Andiamo a recuperare Leon. Non ho neanche il tempo di dire con calma, adesso affronto la sezione che sono già all'interno di una zona vietata, mi stanno già colpendo. Wow, mi è andata vicino quella spadata. Ok, ma noi... Grande fuga in questo caso. Subito dritti verso Leon. Per poterci avviare verso la terza sequenza. Voglio chiamarle sequenze. Verso il terzo ricordo. Punti di osservazione. Trovato Leon nascosto in un angolino. Via col video. Dammi il manoscritto. Perché? Che cosa ha a che fare con tutto questo? Lascerò il paese. Ecco a che mi serve. E il nostro futuro? Una Francia libera in cui vivere in armonia. Perché non cresci? Dimentica la Francia. Pensa a te stesso. Piuttosto rude, Arnold. Diventare uno stronzo. Ah, appunto, anche il bambino lo aiuta. Non puoi salvarli. Non torneranno. Uno scambio piuttosto colorito questo tra un intransigente e un simpaticone. Tutto questo Napoleone con un chalance ci passa davanti come fosse nulla. Tu non sei meglio di loro. Asserzioni pesanti queste. Completato anche il ricordo 2. Volo al ricordo 3 in modo da poter adesso abbiamo il caricamento che ci porterà alla pagina, cioè comunque all'ultimo salvataggio in game. Adesso cercherò di volare il prima possibile verso il terzo ricordo in modo da poterlo completare e poi tirare un attimo le fila del discorso. Come avete potuto vedere è praticamente già la metà, quindi siamo già al terzo, come si dice, al terzo appunto ricordo su 6, quindi siamo proprio a metà del DLC già ora. Buonasera. Siamo chiusi. Ah, qualcuno chiede di te. Chi? Il marchese? Elisa. Elisa! Ehi, Elisa! Ferma! Ecco, dobbiamo recuperare anche Elisa, un personaggio noto, chi ha giocato a Unity. Per questo, come dicevamo in apertura, sicuramente una parte del gioco deve essere completata prima di poter accedere al DLC. Porca miseria, è scappata al volo. Beh, atterrare una ragazza è sicuramente meglio di atterrare i soliti furfanti che dobbiamo atterrare, sicuramente molto meglio. Però dobbiamo anche acchiapparla. Ah, eccolo qua. Che sai tu? Io non ho rubato molto. Tieni. Ti stavo cercando. Grazie di aver riportato Leon.
Buona fortuna. Avevo un figlio. Mi spiace. No, è vivo. L'ho abbandonato. E ora ho un orfanotrofio. Un atto d'amore? A volte. L'amore è una prigione, me l'ha insegnato suo padre. Questo, l'orfanotrofio, è tutta la mia vita. Leon dice che avresti potuto salvare la Francia. I bambini. Signora Margot. Dietro l'orfanotrofio. Via all'orfanotrofio. Proseguire negli intrighi di questa cittadina. Piccolo. La mia nave salperà fra 3 giorni. E allora? Prenderò il manufatto. E poi me ne andrò. Sì. Ma come? Hai una mappa del tempio, per caso? La lista delle reliquie. I dipinti nella grotta. Sapevo di aver visto quei piatti. Sono disegnati qui. Ma questo non c'è. Sto dicendo sul serio. Oh, anch'io. Ci vediamo su quando avrai trovato gli altri due. Sì, signore. Bambini. Diciamo che questo ricordo non ce lo aspettavamo proprio così celere. L'unica cosa è che non vorrei, da una parte, andarvi a bruciare un po' troppi contenuti. Oh, nel frattempo noto che in chat ci viene, ci ha raggiunto il buon Roberto Vicario. E appunto, no, Roby, arrivi proprio nel momento ideale, nel senso che ero pronto per iniziare il terzo ricordo, ma non c'è stato, cioè c'è stato semplicemente il momento di ricongiunzione con il bambino, dopodiché è finito tutto praticamente prosperità, subito. No, l'unica prosperità. Cosa che ho paura è che iniziandone uno nuovo ora, diciamo, non abbiamo la possibilità di chiuderlo in tempo per la chiusura dello streaming. Per questo motivo io ne approfitterei per effettuare un po' di analisi su quello che abbiamo visto finora. Nel frattempo, se Roberto è ancora con noi, appunto, cioè ci farebbe piacere, appunto, ci desse un suo parere riguardo quello che, come si dice, il DLC Dead Kings. Nel frattempo, scusate, ma stavo leggendo nel frattempo quello che ci sta scrivendo Roberto, che ci dice che appunto siamo più o meno a metà, che ora arriva la parte bella. Però come faccio a fargli dire che arriva la parte bella e non affrontarla? Quindi subito menu di pausa, cercheremo di fare più in fretta possibile, andiamo a affrontare anche il quarto ricordo. Quarto ricordo, che quindi ci introdurrà all'interno quindi del clou di questo DLC, ma non vi lasceremo troppi indizi. Finito questo
questo ricordo, ci fermeremo in maniera tale da poter lasciarvi la curiosità per poter acquistare il DLC e andare a risolvere questo mistero. Mistero. Indiano. Che ladro furbo. Io ho già preso gli altri due. E ora che cosa succede? Non so, dimmelo tu. La luce scaccia le tenebre. Andate via! Non ora! Fermo. Guarda. Una mappa delle grotte. Scoprirò dove conduce. Tu resta qui. Ma... oh, merda. Leon. Piccoli passaggi di ironia anche in questi filmati. Nel frattempo io vado a leggervi quanto ci sta scrivendo live in diretta Roberto, il nostro Roberto Vicario, che si è occupato personalmente della redazione del appunto della recensione del DLC. Nel frattempo mi muovo verso l'obiettivo, che ci dice che ha trovato ha trovato il DLC molto valido. Dimostra come diciamo Ubisoft linea dei DLC che piuttosto della serie originale. La trazione e i dungeons validi di quelli già visti nella serie, cioè nel quindi in 3. L'opinione live di Roberto su quanto sta gare. Dice la lanterna, Roberto indica poi tutta quella serie di meccaniche dall'introduzione di questa lanterna, quindi la parte che potremmo chiamare tra virgolette puzzle, e che permette appunto ad Arnaud di diciamo, vediamo se riusciamo a entrare da qui, no, la porta è chiusa, quindi dobbiamo salire, che permette ad Arnaud appunto di spostare animali e impedimenti vari all'interno dei dungeon. Qui siamo riusciti a recuperiamo anche la cassa, no, evitiamo, cerchiamo di essere spicci, piuttosto spicci. Nel frattempo in chat si scatenano le considerazioni e domande. Principe Romolo dice: ma se non ci fossero stati tutti i problemi che hanno spinto a rilasciarlo in maniera gratuita? Questa prima parte, adesso scusate per non ammazzarmi mentre leggo. Appunto, sensato. Allora, so anche Robby cosa ne pensa, io potrei dare la mia personalmente ho sempre acquistato i DLC diciamo mi hanno preso e mi hanno sempre appassionato. Per un fan per un fan della saga come Roberto, sicuramente. Ah, ok, no. Pensavo già di fare delle questioni riguardo Roberto, che si è subito corretto. Pensavo fosse un po' meno bilanciato nel commento, essendo lui un fan della saga di Scream. La risposta di Roberto a questa domanda è stata: se lo avessero venduto sotto i 10 euro, come è successo per il DLC di Far Cry, assolutamente sì. L'espansione è molto molto valida. Detto ciò, qui abbiamo una marea di nemici. La mia opinione personale rimane invece il fatto che comunque un DLC, al di là della validità, rimane veramente acquista, cioè la decisione tra acquistarlo o meno rimane proprio a parere mio merito. A cui appartiene il titolo in particolare. Adesso dove sta guardando? Non ci sta guardando. Andiamo a uccidere il cavolo. Non c'è problema.
quello. Forza, scegliete il... Bene. Parte. Vediamo di non entrare come con sopra. Produciamoci nelle stanze. In questa maniera scendere. Attenzione. Ma questo... Chiuso in corso, mi esce in presenza. Chiuso in corso. Mappe segrete. Lanterna, a nuovo. Che fatica, tiro. Lanterna, perché non si... Allora. Due. Tre. E quattro. Allora, attimo. Uno, che simboli ci sono? Quello centrale e la sorte di D. Qui colliera, non è. Problemi nella trasmissione, trovarne per favore, notare il prima possibile. Cammino questo adesso. Incapace soluzione o il concetto. Della risoluzione, però noto che. Che stupido. Decorazioni. Beh. Credo debba mettere in fila le raffiche. Poi la seconda sarà questa. Il cavallo ante dopo. Questa. Direi ah. O cercare di capire. Dovremmo sostanzialmente mettere pure S prima, la seconda, terza, ordine, la quarta,
sistemato qualcosa. Sarebbe sicuramente niente. Sicuramente l'ordine stabilito c'è, adesso devo semplicemente capire quale sia. Appunto, per risolvere la questione del puzzle game. In realtà io credo che debbano messi. Allora, questa potrebbe essere la prima immagine. Questa la seconda. Questa la terza. Ma quarta. Sembrerebbe. Allora. Cercare di fare il criterio. No. Aiuto. Vediamo. Allora. Se nel frattempo. È solo un piacere. Riesco a capire. Sì, al massimo. Risolvere. Riguardo, ma non mi era di conto. Che non posso tra. Allora, sembrerebbe. Questa parte. Vado a baciare questa prima. Baciare. Alla terra. E che. Con la. Sembrerebbe non funzionare. Vediamo. 1, 2, 4. Quindi 3. No. 2. Se troviamo la barata, andate a guardare internet. Ah. Ce l'ha fatta.
conferma al 100%, però. A controllare su internet. Soliti troppo introdurci nella stanza. Lo stream ogni tanto. Interna per caricare. Il crescente e splendente. Non sarà. Padre santo tutti quindi c'è. Semplicemente non vadano sulle lanterne. Fare il giro in fretta. Lo spillo è l'indirizzo che abbiamo. Credo dove con le adesso non voglio però non lo quindi ora segno dal padre. Allora, lanterna attaccata. Però, niente.
Che stupido. Contrario. Figlio. Cosa sbagliamo? Allora. Tante segnali molto lì altre quindi teoricamente andare a selezionare teorica e compriamo la prima fatta Andrea vendo. Ok. Tempo. Tutto il giro. Allora. Sta qui in fondo. Ma la mappa sui c'è la bianca era stavo ma giusto per nella erano debole cerchiamo di salvarci nella poi completare spero in fretta iniziando a sforare con gli orari troverò No, vieni giù.
qui per... Siamo andati. Dovrebbe essere a posto. Sto facendo ancora riempire. Dovrà essere. Ancora. Sì. Ancora. Abbiamo fatto. Allora, quindi devo tornare al primo posto. Stare del... Dante vivi bene, muori mi da però siamo indietro. Parliamo di volta enigma. Proprio perché c'è la diretta che sta dando. Mi raccomando. Ed ecco. Direi che possiamo dare un'opinione conclusiva ed esaustiva di ciò che stiamo vedendo. Il problema è che noto che sta dando un po' di problemi la trasmissione. Ho visto che ha dato un po' di buffering vari. Quindi per non tirarla oltre, esasperare un po'.
quello che è il segnale, direi di chiudere qui. Abbiamo visto in realtà molto di questo Dead Kings, perché siamo arrivati a quello che è in realtà il quarto capitolo, il quarto ricordo su 6 che completano l'intero, appunto l'intero DLC. Meccaniche nuove, la valutazione sicuramente rimane positiva, perché come diceva, come c'è appunto detto Roberto prima quando ci ha raggiunto, di per sé il DLC e un po' all'interno dei DLC originale di gioco come caso veramente all'esperienza nota dei problemi di quanti sicuramente farà te per aggiungere, vedo che la connessione al momento è ottima, deve essere, ma anche ulteriore con i nostri appuntamenti abbiamo in quanto video spettatore e ricordo se sotto la gesto, ma per noi è uno, stiamo cercando di questo, seguito anche e